Buonasera a tutti, oggi ho avuto voglia di preparare una crostata con la crema di castagna e volevo dividerla con voi questa ricetta. Allora, è una crostata senza glutine, quindi anche per chi è intollerante al glutine è perfetta. Allora, ho messo la farina senza glutine. Il burro morbido. Allora, prima di tutto ci ho messo lo zucchero, ci ho messo un 100 grammi di zucchero di muscovado e zucchero di canna completo. Ci ho messo 100 grammi di burro morbido, due uova. Ci ho messo le quattro spezie, la muscata, la cannella, la mandorla amara e la vaniglia. A me piace molto tutte le spezie messe insieme. E ho iniziato a amalgamare il burro con le uova e lo zucchero e le spezie amalgamate. E una volta amalgamata ci aggiungete la farina, finché aggiungete la farina finché non avete questo composto morbido, però lo potete lavorare. Sapendo che la farina senza glutine si sbriciola molto, quindi fate il fondo sotto, ci mettete la crema di castagna e fate una sbriciolata sopra. Poi intorno l'ho tagliata quasi pari e con la forchetta ci ho fatto dei disegnini. Quando l'andate a preparare, ci mettete 40 minuti nel forno, 40 minuti a 180. Una volta che è pronta, quando la tagliate, dovete saperlo che la farina senza glutine si romperà, si sbriciolerà una volta tagliata, e che la mangiate si sbriciolerà dappertutto. Ma non fa niente, perché a me piace molto, quindi sopporto meglio le farine e mangiare senza glutine. Quindi fatevi piacere, provatela e fatemi sapere se vi è piaciuto. Non dimenticatevi di like se vi piace e abbonatevi voi al mio canale se vi fa piacere. Arrivederci e alla prossima video.